Ciao a tutti, sono Umbretta e sono qui per rispondere al video di Clio, che saluto e ringrazio per avermi dato lo spunto e la voglia di partecipare a questa discussione. Io sono una persona che, a differenza di molte di quelle che hanno chiesto a Clio come andarsene dal proprio paese, è voluta rimanere fortemente nella propria terra. E la mia non è proprio una terra ospitale, io vivo in Sicilia, quindi l'inserimento lavorativo qui da noi è davvero davvero difficile. Però questo video, siccome ho visto appunto che Clio nel darvi risposta a quelle che erano le vostre domande, sì, è stata possibilistica, ma vi ha anche fatto molto ragionare su quelle che sono le difficoltà del cambiare paese così all'improvviso per cercare fortuna altrove. Il mio intervento qui è invece per dare la testimonianza di come, volendo, si può anche rimanere nel proprio paese, nella propria città, anche nelle più inospitali terre, come può essere purtroppo per me la Sicilia e la mia città a maggior ragione che è Catania, e comunque poter affermarsi in quello che è il proprio ambito. Io mi occupo di arte e come appunto il campo di Clio, che è quello del make-up, è un campo molto aperto, in itinere, non ci sono professioni ben definite in questo senso e in queste terre di nessuno è ancora più difficile affermarsi e condurre una professione. Però con molta fatica ce l'ho fatta e lavoro continuativamente oramai da 10 anni con un lavoro a tempo indeterminato. Quindi, se ce l'ho fatta io, ce la può fare chiunque di voi. Ci sono però dei consigli, delle regole da seguire che bisogna tenere sempre presente e che vedo che molti ragazzi, molti giovani, molto spesso perdono di vista. Numero 1, non si può cominciare dall'apice, ma bisogna cominciare dalla base. Quindi, quello sfruttamento di cui si parla Clio, certe volte è necessario per costruire tassello dopo tassello la propria professione. Indipendentemente dal fatto che vi laureate o che dalle scuole secondarie passate subito al mondo del lavoro, è sicuramente inevitabile che, essendoci una domanda di lavoro, sì, di lavoro enorme in Italia, ci si approfitti di questa condizione, ma questa condizione è anche un'opportunità per emergere, per fare vedere il valore che ognuno ha. Perché se è vero che nei paesi stranieri chi eccelle viene facilmente veicolato all'interno del mondo del lavoro, viene nello stesso modo estromesso quando qualcuno leggermente più bravo di lui viene a presentarsi. In Italia questo non c'è. In Italia il fatto che dopo essersi fatti conosciuti, dopo aver fatto la famosissima e lunghissima, ragazzi, gavetta, hai una stabilità, hai una tua sfera di azione. Secondo consiglio, non perdete mai di vista la meta. Io mi sono prefissata proprio questo come scopo. Il fatto che dopo la laurea, sebbene avessi ricevuto offerte di lavoro provenienti da altri settori, ho con il pianto nel cuore rinunciato a quello stipendio fisso per non abbandonare quello che era il mio scopo di professione, perché secondo me, punto 3, un'altra cosa molto importante per riuscire a farcela è fare una cosa che piace. Non vi fate condizionare nelle vostre scelte da il sentire comune, i luoghi comuni. Io sento, specialmente in Sicilia, c'è il retaggio culturale che le lauree che valgono sono giurisprudenza, ingegneria, medicina e poche altre. Assolutamente no, quelle sono strade talmente percorse che oramai la possibilità di inserimento sicuramente è più difficile. Quindi solamente chi eccelle in quelle facoltà ce la potrà fare, perché questo il segreto è eccellere. Qualunque passione abbiate, trasformatela nel vostro lavoro. Se c'è una facoltà ad hoc per quella passione, per esempio nel mio caso io mi occupo di arte, ho fatto l'Accademia di Belle Arti, mi sono laureata in restauro e quindi ho percorso quel filone. Ma se non ci fosse, che cosa importa? Non è che per forza bisogna andare all'università. Specializzatevi in quel settore e portate voi il vostro lavoro avanti. Il paese, Clio dice che il nostro paese è un paese vecchio, lento, verissimo, ma questo non deve essere visto per forza come un qualcosa di negativo. La velocizzazione dei paesi stranieri porta a una consumazione dei ruoli molto veloce, quindi
Io, per esempio, ho 37 anni, in Italia ancora sono reputata giovane, in America sarei già quasi fuori mercato e quindi mi sarebbero escluse una serie di possibilità che invece in Italia non lo sono. A 37 anni, con un curriculum di 10-12 anni, sei una persona che può essere attenzionata per qualcosa di serio. Quindi questa lentezza ci dà anche la possibilità del tempo di emersione, cioè di darci quel tempo in cui provare a farcela. Perché questo video? Perché molti ragazzi non se ne possono andare pur volendosene andare per questioni economiche, per questioni di attaccamento ai luoghi, alla famiglia, al moroso, a chiunque. E allora vi dico, non disperate, tutto quello che si può fare altrove si può fare anche a casa vostra. E nello stesso tempo dico anche a quelli che se ne vanno che se non si va al di fuori per eccellere, è inutile andare, è soltanto una perdita di tempo. Rimanete qui, lottate per quello che desiderate fare, non perdete di vista mai la meta. Non volete fare l'astronauta, bene, puntate sempre alla luna. Volete fare l'artista, puntate sempre a lavorare in quell'ambito. Non comincerete dall'essere il grande artista. Comincerete dai gradini molto bassi. Vi faccio un esempio stupido. Io mi ricordo che la mia prima busta paga, ragazzi, era vergognosa, costava di 47, 47 euro. Bene, io da quei 47 euro, però, guardandola oggi, sorrido e dico: bene, sono riuscita a costruire qualcosa faticosamente. La fatica, purtroppo, è un percorso che non si può evitare ed è anche quel momento di enorme gratificazione e che ci fa uscire quel gran sorrisone quando diciamo wow, ce l'abbiamo fatta. Ricordatevi che se ve ne andate, lasciate il posto ad altre persone che prenderanno il posto vostro e non vi fate il film, poi torno e mi riprendo quello che avevo, porto qui la mia professione nuova e faccio i miliardi. Non è così, perché andandovene voi perdete contatto con la realtà di quel paese e quindi una volta che tornate dovrete ristabilire tutto da capo. Cosa diversa è per persone che ce l'hanno fatta veramente, magari come Clio, no? Che hanno una visibilità sia, cioè che se ne vanno in America e continuano ad avere una visibilità in Italia grazie al mezzo mediatico, ma anche quello comporta fatica, cioè un impegno costante nell'esserci. Non è che stare sul web è qualcosa che si fa così easy per gioco, è pur sempre un impegno. Bene, questa è la parola chiave di tutto: impegno, costanza, voglia di fare e vi posso assicurare, portando la mia piccola testimonianza, ma anche quella di tanti altri, che perseverando ce la si può fare. Auguro a tutti un futuro bellissimo, lavorativo e personale e un bacio. Ciao!